premio internazionale Margutta con Enrico Brignano. In Italia ovviamente ti conoscono tutti, ma hai un grandissimo seguito all'estero, dove porti l'italianità e non solo. Un tuo sketch fenomenale è quello che praticamente copre un po' tutti i dialetti. Noi siamo molto per i dialetti italiani, perché chiaramente gli italiani all'estero sono variegati. Quello sketch è piaciuto tantissimo ai nostri telespettatori. Come ti è venuto, Enrico? Allora, quello già c'era, nel senso era uno sketch che era con quello io entrai al laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma, diretto da Luigi Proietti all'epoca, nel lontano 88. Rimase in memoria, come quando rimane in memoria remota di un hard disk. Perfezionato così in uno sketch televisivo è diventato un pezzo poi virale. Quando Gigi D'Alessio mi chiamò per dire: guarda, vuoi dividere con me il palcoscenico, faremo due puntate per Rai 1, una puntatona lunghissima a Radio City Music Hall, allora io dissi: va bene, ti aiuto, che vuoi sentire? E lui mi disse: perché non fai quello dei dialetti? Da buon napoletano, siccome in America ce ne sono, nel mondo sono tantissimi napoletani, mi chiese questa cosa. Io però sapevo che, siccome nello sketch, questo è un aneddoto che dico a te, siccome nello sketch, o meglio nel pezzo, si finisce con la Sardegna, ma di sardi a New York non ce ne sono, o meglio non c'è la vecchia generazione, forse c'è qualche sardo nuovo, di nuova generazione, che per ovvi motivi lavorativi è andato a lavorare, ma non fa comunità, ecco, come non c'è la comunità dei laziali, cioè dei romani, non ci sono. Ci sono invece comunità di abruzzesi, grandissime comunità di abruzzesi, pugliesi, ma sotto ci sono per esempio tanti calabresi e figurati quanti siciliani, per ovvi motivi. E c'è qualche veneto, non ci sono i liguri, non ci sono, che so, tantissimi piemontesi. Allora, quando facevo il percorso dell'Italia, non potevo finire con una comunità in cui non veniva riconosciuto il suono del dialetto, per cui feci un escamotage, la Sardegna me la giocai appena dopo la Toscana per ritornare sull'Italia e arrivare al siciliano, quindi l'ultimo dialetto da fare era il siciliano, e lì chiaramente c'è stata un'ovazione, perché è caricata dal dialetto napoletano, ma quello perché sono i suoni, perché noi, pur parlando la lingua dei poeti, di Dante, del Petrarca, alla fine ci innamoriamo del dialetto con cui siamo stati svezzati, insomma, no? Abbiamo compitato in dialetto, e quindi è questo, il dialetto è un po' mamma. Senti, io ovviamente ti farò fare un saluto in dialetto alla fine, però prima volevo chiederti, nel tuo percorso artistico all'estero, nelle varie comunità di italiani all'estero, qual è il posto che ti è piaciuto di più per qualunque motivo, insomma? Vabbè, New York senza... ma c'è, non tanto perché ci sono le comunità italiane, perché New York è New York. New York è una città all'ombelico del mondo, ci ho lasciato parecchie volte il cuore lì, e tant'è vero, stiamo pensando con Flora e Martina, mia figlia, di ritornarci per andarci a godere la città che tutti vogliono vedere. Però devo dire, a livello lavorativo ho anche nostalgia di quelle città che ho visitato con lo spettacolo, per cui Londra, anche Parigi, Bruxelles, forse Bruxelles un po' meno perché è un po' priva, c'è una grandissima comunità italiana, però diciamo me lo sono fatto un viaggetto lavorativo, ci sono tantissimi italiani, e quindi fra i sogni nel cassetto, io ho un cassetto molto piccolo, fra i sogni nel cassetto c'è questa volontà di andare in Canada a visitare le comunità italiane in Canada. 600.000 a Toronto ci siamo stati poco fa, per cui ci sono stato perché ho preso un premio al Film Festival di Toronto e ho potuto toccare con mano quanti bar, quanti ristoranti, quanto è forte e unita la comunità italiana a Toronto, e quindi piacerebbe girare un po' il mondo, fare un tour toccando con mano queste realtà che sono più vicine di quanto noi possiamo immaginare, possiamo pensare. Loro sono molto più attaccati, esatto, all'Italia di quanto lo siamo noi direttamente. E allora, direttamente dal Premio Margutta da Roma, un saluto in dialetto, qualunque dialetto, a tutti gli amici italiani all'estero, da Enrico Brignano ovviamente. Au, se vedemo quando è, che poi sa, ribevemo.
Ciao, regà. Ciao. Dialetto questo antico. Di casa, insomma. Ciao.